1 per la Juventus sull'Hellas Verona, che saluta la YouTuber Summer Cup. La Juventus affronterà il Milan. Ha vinto la Roma, vince 4-1 contro la Lazio, il derby è giallorosso. Non c'è più tempo, ha vinto il Napoli. La YouTuber Summer Cup 2024 è entrata nel vivo. Nel video precedente avete visto le prime eliminate di questa edizione dopo la fase a gironi con il derby della capitale, un pazzesco e pirotecnico Napoli-Fiorentina. Adesso entriamo ancora di più nel vivo perché ci sono i quarti di finale. Poi il ripescaggio per comporre le semifinali. Da qui tornano a valere anche i gol per la classifica marcatori, che nell'outro del video precedente vi abbiamo giustamente spiegato che nel playoff iniziale giustamente non valevano, perché non c'era il merito di una squadra arrivata sotto la prima del girone giocando una partita in più di portarsi a casa un gol in più per la classifica marcatori. Detto questo, io vi ricordo rapidamente di continuare a supportare, come state facendo, questi format e questo nello specifico. Mentre per chi vince la Summer Cup vi ricordo che Gillette offre la possibilità di vincere un VIP pass per la Bomber Cup di novembre, e quindi qualcosa di pazzescamente incredibile. Però prima ci sono soprattutto Lasagna e Alice Muzza accanto a me. Buonasera e ben ritrovati. Come siete cariche, ragazze? Si vede che ne avete giocato, eh? Si vede, ma tu ogni volta ci devi rinfacciare che poverino, vede Marconi gioca ed è molto stanco. Prego, continua a dire che sono pronto a perdere, che sta portando bene. Io non mi sbilancio più, dai, va bene. Siete stati bravi finora, ma adesso vediamo quando il gioco si va duro se i duri iniziano a giocare. Ma prima di procedere con le prossime partite, che fondamentalmente sono i quarti di finale, permettetemi di fare un annuncio clamoroso. Luca Toni, Ciro Ferrara, Oddo, Giaccherini, Barone, Zaccardo, ma anche tanti creator della YouTuber League come Fuse Gamer, Sequolf, Daniele Brogna, Luca Toselli, da oggi sono tutti capi palestra del nuovo manageriale gratuito di Fantalab. Fondamentalmente ogni giornata, oltre ad affrontare tre fantallenatori del nostro livello, affronteremo uno di loro e battendolo otterremo la loro medaglia, come su Pokémon. Il gioco inizia da un campo di periferia con 500 fantamilioni e più medaglie conquistiamo, più possiamo sviluppare le infrastrutture, tra cui le giovanili, la sede societaria e ovviamente lo stadio. Essendo un manageriale, i migliori colpi alla Suleo Gudmundsson potremo riconfermarli a fine stagione. Personalmente sogno di conquistare il prima possibile le medaglie di quelli della YouTuber League, tipo Sequolf. Comunque vi lascio il link in descrizione per iscrivervi gratuitamente al gioco, quindi buon divertimento su Fantalab. Come ti senti oggi? Devo essere onesto? Non benissimo. Ho un po' di male alla caviglia dato dallo sforzo di ieri, siccome alla fine sono un po' le mie prime partite e i primi tornei, quindi ancora devo abituare la caviglia a uno stress di questo tipo, e fare 3 giorni così sarà bello impegnativo. Allora, Samuel mi ha messo un po' di ansia anche a me in realtà, però la squadra la vedo bene, siamo belli ordinati. Ieri devo dire che è stata una soddisfazione vedere che facevano tutto quello che abbiamo detto prima. Siamo carichi, siamo un po' stanchini perché è la quarta partita in 2 giornate. No, i ragazzi come al solito hanno un sacco di voglia, quindi li vedo bene, e poi non c'è niente di più bello che giocare contro i campioni in carica, quindi proveremo a sfidarli, a batterli. Claudio Pellegrino, visto che non hai parlato ancora, io mi inginocchio e ti faccio salire con me. Intanto, che partita ti aspetti? Classica domanda, dai. Secondo me i pronostici sono tutti a favore del Milan, però occhio perché campo lo vedo molto in forma oggi. Io da romanista che gioca per la Roma spero che vinca la Juve, perché secondo me è più facile da affrontare nel caso in cui anche ne vincesse. Vabbè, stai andando un po' troppo oltre con i discorsi. Comunque, intanto è cominciata la Juve. Il primo possesso del primo tempo è della Juventus con Instakeeper, solita tattica, davanti per Campolunghi, gli gira attorno Nico. Nico ha già segnato la Juventus, una giocata fantastica di Campolunghi per Nico, gran lavoro da pivot e 1-0 per la Juve. Sono passati neanche 10 secondi, il Milan dorme, la Juve segna 1-0. L'avevo detto, il mago. Sei un gufaccio, sei questo, sei. Brogna ad aspettare, adesso si sposta perché a fare centravanti ci va Off Samuel, gran giocata di Zoccolo Duro e palo pieno di Brogna. Brogna, Zoccolo Duro, si è proposto anche Ragnar, fuori Nelson, finta, c'è Samuel dentro, ma ci pensa Brogna,
ci pensa Brogna, pareggia al Milan 1-1 e Claudio Pellegrino aveva promesso di tingersi i capelli di rosso nel caso in cui Brogna avesse fatto gol, e quindi adesso dovrà mantenere la promessa. Gol alla Olivier Giroud. Brogna, ma non hai mai segnato in vita tua? Proprio oggi dovevi farlo. Commenti la scelta di Ragnar senza guanti, come sempre. Ragnar gioca così, poi però alla YouTuber League ha preso gol da noi e là se li è messi. Qui la perde Ragnar e Campolunghi lo infila! Lo infila Campolunghi! Ragnar non preciso nella presa aerea e Campolunghi con tutto quello spazio, seppur poco, riesce comunque a far gol. 2-1 per la Juve, ancora avanti. Zoccolo duro, ancora Milan con l'esterno Nelson, instakeeper, rimpallo e poi palla dentro. Subito Milan 2-2, che partita incredibile! Partita incredibile, 4 gol in forse neanche 10 minuti. Zoccolo duro. Adesso sta prendendo più coraggio il Milan. Ragnar, occhio al suo sinistro, non calcia. C'è Samuel, non gliela tocca di ritorno. Ancora Ragnar! Ragnar! 3-2 del Milan. Adesso sorpasso rosso-nero con Ragnar, che si è fatto più o meno 50 metri. Ha seguito l'azione. Samuel alla fine in qualche modo gliel'ha data. E Ragnar, stranamente di destro, segna il gol del 3-2 del Milan. Per distacco, questa è la miglior partita vista fin qui in questa Summer Cup, in questa giornata di oggi. Campolunghi! Campolunghi! Non si smentisce mai! E lì tutti i palloni sono i suoi e segna ancora Luca Campolunghi, 3-3. Campo doppietta, io che t'avevo detto Righi inizio partita che lo vedevo carico, e infatti sempre lui a risolverla. Ragnar, sinistro di fuoco di Ragnar. E colpo di testa, ce l'avevo in testa, quindi aspetta, sono un attimo stordito perché zoccolo duro, preso qualche neurone. Samuel, lo spunto, poi però il fallo di Ron, non vuole il vantaggio il Milan, vuole il calcio di punizione che l'arbitro assegna. Batte velocemente il Milan, Ragnar! Gol del Milan con Ragnar. E adesso la questione è: hanno chiesto la distanza o no? Se non l'hanno chiesta, secondo me questo è il gol. Secondo me il gol è buono se non hanno chiesto la distanza. E altrimenti ha ragione l'arbitro. Episodio molto dubbio. Ragno dopo viene a parlarmi, Viene a parlarmi dell'episodio, Ragno. Tanto sei abituato. Fischio dell'arbitro. Off Samuel, uno specialista. Batte, si ferma. Rallenta, destro di Samuel, deviazione secondo me, calcio d'angolo, ma non c'è tempo. Finisce il primo tempo tra Milan e Juventus, primo quarto di finale, 3-3. Un gol e un gol annullato. Che emozioni provi? Cosa è successo in realtà? Gol è gol. Secondo, la cosa che mi dà fastidio è aver subito 3 gol in una partita. È la prima volta in Summer Cup che prendo più di un gol in una partita. Capita, può capitare. L'avevo detto che la parte difficile è tenere la porta inviolata. Infatti non è stato facilissimo. Il gol è arrivato, ho fatto un buon inserimento, Sam me l'ha passata. Ma non è finita, 3-3. Abbiamo tutte le carte in regola per battere la Juve. Secondo tempo di Milan-Juve, si va, si ricomincia dal 3-3. Parte il Milan, Samuel riesce a bucare instakeeper, la ripartenza micidiale del Milan con off Samuel, è ancora in vantaggio il Milan, 4-3. Ragnar, zoccolo duro che giocate in look per Bucci, che forse non se l'aspettava. Ragnar, il tuffo a pesce di testa. Zoccolo duro. Lazza, destro di Lazza, è passato il destro di Lazza, più 2 del Milan, anche forse con un pizzico di fortuna, ma comunque l'ha incastrata all'angolino, 5-3. E Ragnar prevedibile contro Pipega e la porta è vuota. Campolunghi, gran giocata, rientra Lazza e salva Ragnar, che gli dà un bacio forse in bocca. Che ne pensi di questo silenzio? C'è concentrazione perché c'è tanta gente, è bello però che siano concentrati sul campo, sulle giocate tecniche dei giocatori in campo. Instakeeper,
C'è una semifinale in palio. Corre Ragnar con il pallonetto, Ragnar fino in fondo, Ragnar, e poi qui dimostra di essere un portiere. E poi si scontra, e c'è un po' di scintille, ci sono un po' di scintille. Ragnar sta keeper. Ragnar torna però, oh! A distanza ma neanche troppo, si arrabbia Ragnar. Io mi sono girato verso di te, non ho visto cosa sia successo. Ora si vanno a chiarire però, per fortuna. Più o meno. Datevi la mano, dice l'arbitro. Si danno la mano, pace fatta. Ha fatto un gran contropiede però, va detto Ragnar. C'è un portiere che fa un contropiede. Che Ragnar ci riprova! E occhio, 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 occhio. Instakeeper para fuori area. Instakeeper para fuori area. E occhio adesso all'arbitro che arriva minaccioso. Secondo me era tutta la vita fuori, eh. Giallo per Instakeeper. Punizione per il Milan. Ragnar, palo. Palo di Ragnar. Instakeeper. Spazio per Campolunghi. Campolunghi, Ragnar! Un gatto! Poi prova a calciare, ci riprova Ragnar. La partita finisce qui. Ha vinto il Milan e vince 5-3 sulla Juventus, che non è ancora eliminata. Il Milan è già in semifinale, va detto questo. Alla fine delle tre partite dei quarti di finale, o dei terzi di finale se vogliamo, si affronteranno poi le due migliori perdenti. Quindi la Juventus, comunque, avendo fatto tre gol, è ancora in gioco. Non ti ho mai visto prendere 5 gol. Cosa non ha funzionato? In realtà l'ho presa anche la prima partita. È successo una sola volta. Cosa non ha funzionato in questa partita? Diciamo che il Milan è una buonissima squadra, innanzitutto. A 5 prendere gol è abbastanza facile. Abbiamo avuto qualche problema in difesa. Con Ragnar che si alza, comunque fai fatica perché vanno in superiorità numerica. Torni a segnare dopo 2 anni. Quasi 2 anni, perché mancavano ancora 6 ore e 22 minuti per fare 2 anni. Ho anticipato e sono contento per la vittoria, ma anche per il gol. Non so se hai visto l'esultanza polemica. Ti ho fatto parlate sui commenti che Brogna risponde in campo. Dopo 2 anni, ma rispondo. Andrea Fratino, tu hai chiesto esplicitamente di spostare questa partita un match prima. Come mai questa richiesta? No, perché ieri abbiamo giocato l'ultima partita, non è per essere polemici, ma secondo me si tratta di correttezza. Abbiamo finito di giocare alle 3 di notte. Diciamo che siamo a Roma, vogliamo anche andare a ballare e divertirci, quindi prima finiamo meglio è. Seconda assenza per Simone Crispo, come mai? A cosa è dovuta? No, sono infortunato alla caviglia da un mesetto e non fermandomi mai non riesco mai a guarire completamente. Non so che non giochi, ma comunque ho qui per te una carta Simone Crispo MVP, 3 gol e un assist. Sì, l'abbiamo fatto anche quest'anno. Sono uscite le card ufficiali della YouTuber League 23-24. Le trovate sul sito di Sanmeme, quindi online, non in edicola. Ci sono vari bundle per acquistarle, da 3 pacchetti a 9 euro fino a 33 pacchetti a 90 euro. Poi ci sono il raccoglitore ufficiale e la raccolta sana senza bustine a 120 euro. In tutto sono presenti 151 card, 9 tra loghi, coppe, organizzazione, 18 carte per squadra, 28 carte MVP e 4 carte delle finali. Inoltre ci sono 7 santini Sanmeme, che è stato partner fondamentale per realizzare tutto questo. Il tutto è disponibile fino a settembre, quindi affrettatevi e volate sul sito. C'è il pallone Gil Bernanas, ho visto bene. C'è lui in campo con Stefano Raimondi, con Andrea Fratino, con Gnabry, con Dile in porta. Nel Napoli, Mirko, Mattio, Fabio Di Mauro, Sciale, ovviamente Dario tra i pali. Si va! Divertiamoci, Inter Napoli! Mattio con l'esterno, Mirko, beh dai vai Di Mauro! Per un attimo ha pensato di calciare, Matthew a spostarla, a nasconderla ancora. Matthew ci prova con la rabona, diventa quasi un assist per Mirko. Raga, occhio! Che forse non se l'aspettava. Di Mauro contro Fratino, altra sfida, spalla a spalla, l'uno e l'altro. Gil Bernana combatte, passa Gil Bernana contro Sciale, sfonda tutto. Signore, oh! Le calcia malissimo. Signore, non lo facciamo ammazzare però. Sembrava un trattore. Sciale. Matthew sposta! Bella cazzo, ma Fabio bella. Di Mauro non arriva al volo. Liscia soltanto, sfiora soltanto Di Mauro. Adesso insegue Fratino. Palla per Gil Bernana. Gil Bernana! Dario! Al centro della sua porta. Mirko prova a disorientare
Gnabry prova a limitarlo, il piede è alto da parte di Gnabry. Io ho qualche dubbio sinceramente. Questo fallo chiamato da Marciniak, poi occhio, tanto un giallo, intanto sono finiti due a terra e sono Mirko e Gnabry, accendono un po' di scintille, diciamo così. Chiedi scusa! Chiedi scusa! Chiedi scusa! Giochiamo a pallone. Ma smettiamo di fare il circo. Voi non ce la potete fare. Ma era mezzo meme. Vai. Era abbastanza comprensibile. Matthew. Di Mauro. Si è sfilato. Di Mauro a cambiare passo. Ma a fare i conti anche con Dile. Matthew per Mirko. Cross forte e teso. Matthew traversa la spaccata completamente. Fabio Di Mauro è salito da questa parte. Matthew. Ma Fabio Di Mauro basta e avanza lui. Fa tutto da solo, calcia col sinistro, troppo spazio per Fabio Di Mauro e per il suo sinistro magico va a infilare Dile, 1-0 per il Napoli. Fabio Di Mauro. Parte Gnabry per Fratino. Irrompe Mirko, raccoglie Gnabry, cerca un accenno di ruleta e poi calcia in porta. C'è la parata di Dario Fratino addosso a Matthew, che si è messo praticamente a fare il portiere con tutto il busto. Finisce qui il primo tempo, pochi gol ma diverse emozioni soprattutto nella seconda parte del primo tempo. 1-0 per il Napoli. Cosa potevate fare di più? Sono il Napoli è bravo perché si scambiano spesso, i nostri sono andati un po' in confusione, tenere l'uomo, qualcuno se lo perdeva, infatti abbiamo preso gol così. Mi serve un po' più di tranquillità perché siamo molto agitati, molto impanicati, cioè dobbiamo sbloccarci. Ricomincia Inter-Napoli, Fratino, parte dalla zona preferita, poi incursione di Gnabry, ha pareggiato l'Inter. Con Gnabry, controllo, sinistro e gol, 1-1. Isaac aspetta Gnabry, aspetta gli altri. Napoli però ha messo bene. Allora Gnabry ovviamente ha rinfrancato, anche lui caricato, gasato dal gol. Fratino, preso in controtempo Gilbernana. Arriva il Napoli con Matthew a sinistra, a destra c'è Fabio Di Mauro, prende posto dentro, super Alan Di Mauro, finta in destro di Fabio Di Mauro, doppietta. E di nuovo avanti il Napoli, sempre con lui, è la sua partita fin qui. Fabio Di Mauro, 2-1. Ne supera un paio, ne supera tre. Gilbernana con il tacco. Non trova però la porta, ma neanche una deviazione. Gilbernana dentro da Fratino, Di Mauro ribalta l'azione, Fratino torna su di lui, raddoppiato Di Mauro, una zona molto pericolosa, non gliela togli mai la palla, calcio a 5 a Fabio Di Mauro, adesso è solo, lo attacca Gnabry, va Sciale, 2 contro 1 per il Napoli, Sciale per Super Allan, ma è Super Dile a dirgli di no. Di Mauro, Sciale si fa attaccare da Gilbernana che gliela sfila. Gilbernana per Fratino davanti a Dario. Gilbernana ha messo fuori Matthew. Ancora una sfida tra numeri 8. Tiene Matthew. Tiene botta anche contro Gilbernana. È passato Matthew. Vediamo se l'ha data questa parte a Fabio Di Mauro. L'ha fatto. Di Mauro si impegna. La tiene. Poi Di Mauro ancora dentro per Matthew. Prova a girarsi Matthew sulla linea Raimondi. Sulla linea Raimondi ha salvato Dile che non l'aveva presa. Occasione per il Napoli per fare 3-1. Taglio di Super Allan. La palla rimane inchiodata a terra. Non riesce a deviarla verso la porta. Si è accesa la partita. Gilbernana. Quasi mette giù la porta. Ma la palla ce l'ha Dario che viene travolto. E la palla soprattutto non è entrata. Ed è finita, il Napoli è in semifinale, batte l'Inter 2-1 con la doppietta di Fabio Di Mauro.
diciamo è stata molto difficile come partita, molto dura anche a livello di fiato, è stata molto stancante. Diciamo che con l'innesto di Fabio siamo migliorati tanto. Era sicuramente molto difficile, però io ci tenevo tanto, sia perché magari ero un po' più fresco venendo nel pomeriggio, e poi perché questi sono i campi che piacciono a me, più piccoli, sono abituato al futsal. Ultima dei playoff, Bologna-Roma. Abbiamo boss della tecnica e boss del freestyle. Oggi si scoprirà chi è il vero boss in campo. Assolutamente sì, però nulla a togliere ad Antonio. Comunque ci tengo a precisare che il boss della tecnica arriva dal calcio giocato a livello calcio 11. Il boss del freestyle è comunque, come penso che possa confermare anche lui, una disciplina di sport acrobatico di palleggio. Ci tengo a precisare anche che tra me e lui non c'è mai stato nessun tipo di problema. Sì, no, infatti come ha detto appunto Cri, che poi nel mondo ci sono un sacco di boss di qualsiasi cosa. Quindi c'è il boss delle torte, il boss delle cerimonie. Quindi noi facciamo praticamente... E sto pure io che sono il boss della mafia, ricordiamo. Si va, fa girare il pallone, Jay Pata parte contro Michi Rapolla nella Roma, Sergio Cruz davanti, Michi Rapolla, qui Sergio Cruz ruba palla, ha fatto fallo su Jay Pata, Roma in tenuta nera, per questo Roma-Bologna, per evitare di confondersi. Boss della tecnica, raddoppiato da Sergio Cruz, veemente, la chiusura dell'11 giallo-rosso, avanza Fene, pronto con Dispa a ricevere. Dispa con la finta, con la carezza al pallone, poi Sergio Cruz ancora deciso, altro duello con Jay Pata e sono ancora scintille. Jay Pata mette due mani sul volto di Sergio Cruz che forse poi esagera un pochino, non sono passati neanche 5 minuti e già abbiamo capito che tipo di partita sarà. Diciamo che gli interventi di Sergio Cruz sono stati belli energici, belli decisi, da qui le proteste e soprattutto l'arrabbiatura di Jay Pata. Due capitani chiamati a rapporto da Pierluigi Collina. Si riparte senza cartellini. Fallo per la Roma. Sergio Cruz cerca davanti Fede Marconi. Frenato. Boss della tecnica, Sergio Cruz si aiuta con un braccio molto largo, rifila un mezzo pugno in faccia al boss della tecnica, giallo per Sergio Cruz. Amo, amo, amo! Fede Marconi carica il destro, lossa con Dispa, Jay Pata, l'ha presa e va Jay Pata, si accende Jay Pata, velocissimo, Jay Pata! Largo sull'esterno della rete. Kundispa esterno per Jay Pata, esce Pellegrino, non lo fa girare, superato Sergio Cruz, adesso c'è Michi Rapolla davanti a lui, boss della tecnica chiude lo scambio, Jay Pata, Pechini, spazio per Jay Pata, Jay Pata, doppio, doppio, doppio passo, ancora Jay Pata, Pellegrino spazza e trova Sergio Cruz, ribaltenza della Roma. Fallo di Kundispa e giallo, giallo per Kundispa, Sergio Cruz a terra e Jay Pata che... Ci prova Pechini, rimpallo e colpo ritacco del boss del freestyle con la Roma che sblocca la partita con il boss del freestyle, 1-0 giallo-rosso. Pechini, sta partendo il boss del freestyle, Pechini vorrebbe servirlo, va dalle parti di Fene, fa la voce grossa Fene, la prende lui, mi chiama l'uomo, il boss della tecnica, porta vuota con una spalla, no con un braccio Fene, con un braccio Fene, vorrebbero il cartellino rosso ma come è successo anche prima non arriverà mai cartellino rosso, sarà giallo. Poi bisogna capire se effettivamente l'ha presa con la spalla o con un braccio Fene. La decisione dell'arbitro è punizione e giallo, perché il metro di giudizio è esattamente quello di prima e più o meno siamo in una situazione molto simile. Giallo per Fene, che
che l'ha presa con un braccio troppo largo, chiaramente fuori area. Intanto c'è un doppio giallo nel Bologna e quindi cartellino rosso, espulso Kundispa. Doppio giallo per Kundispa, rosso. Allora, praticamente è stato espulso Kundispa dalla panchina per atteggiamento antisportivo o comunque ha protestato. Ci ricordiamo che c'è la regola che le proteste le può fare soltanto giustamente il capitano della squadra, per non creare questa cerchia che comunque si sta creando nelle ultime due partite. Bene, con sempre meno secondi in questo primo tempo, Jeypata a terra Pellegrino, poi faccia a faccia, chiede un giallo Sergio Cruz per Jeypata che ha perso un pochino la testa, il giallo arriva. Dal secondo, espulso Jeypata alla fine del primo tempo, svolta incredibile della partita e direi anche inattesa. Ha perso la testa Jeypata che da inizio partita ha subito diversi falli, questo l'ha un po', per usare un eufemismo, innervosito. Siamo rimasti in un in meno, hanno espulso Jeypata per una reazione, ma è dall'inizio della partita che non stiamo giocando a calcio, stiamo facendo uno sport in cui c'è polemica e basta, e la stanno vincendo loro in questo momento. Speriamo di rimanere almeno in due per giocare a biliardino, perché già siamo in un in meno. Fede Marconi sul palo, Sergio Cruz sul muro rosso-blu, è solo Michi Rapolla di testa, Fene con un ginocchio a negare il 2-0. Fene va veloce, boss della tecnica, mette giù, supera Michi Rapolla dopo aver superato anche Sergio Cruz, prende velocità, colpo di Michi Rapolla, fallo sul boss della tecnica, giallo per Michi Rapolla. Non so quanti gialli abbia tirato fuori l'arbitro, credo siano tutti ammoniti più o meno. Il critico dice a Fene di restare avanti, batte il boss della tecnica addosso a Sergio Cruz. Sergio Cruz da fermo, sposta ancora, dribbling, Sergio Cruz si mangia il 2-0. Il critico, Fene, bella palla per il boss della tecnica, volo super di Pechini, si gioca il critico, il boss della tecnica, Pechini para, poi Tiger anche da terra, pareggia il Bologna, sfonda Tiger, parità 1-1. Il boss giallo-rosso consegna Sergio Cruz, deve inventare qualcosa, intanto ha superato Samorleo, poi anche Tiger, si carica Sergio Cruz, Rapolla davanti a Fene, sbaglia, parata di Fene. Marconi è libero, Sergio Cruz ci prova, Fede Marconi, traiettore c'è Samorleo, adesso che partita che ci aspetta. Rapolla sotto le gambe del critico, ma fa ancora una volta i conti con Fene. Guarda il cronometro l'arbitro, vediamo se decide di fischiare oppure no. Adesso sì, ultima occasione che però neanche arriva, c'era stata la parata di Fene. 1-1 tra Roma e Bologna, si va ai calci di rigore. Primo lo batte il Bologna, c'è tensione per questo terzo quarto di finale, quello più combattuto. Parte il boss della tecnica con la rapona, Pechini gli ride in faccia, gliela para, non segna il Bologna. Il primo rigore della Roma di Sergio Cruz, ha sbagliato il Bologna, la Roma per passare avanti con Sergio Cruz. Parte Sergio Cruz, rigorone di Sergio Cruz, avanti la Roma. Davide il critico contro Pechini, secondo rigore. Il critico al centro della porta, il Bologna segna, per essere 1-1, la Roma può tornare avanti. Fede Marconi per riportare a più 1 la Roma. Parte Fede Marconi sotto la traversa di potenza, 2-1 per la Roma. Altro bel rigore, c'è Fene, di sinistro anche lui, va, Fene fuori, altro errore del Bologna,
Terzo rigore per la Roma. Rapolla, silenzio. Rapolla! Prende in pieno Fene. Primo errore della Roma. Si resta 2-1. Adesso il quarto per il Bologna. Con Tiger. Provano a disturbarlo i tifosi dietro la porta di Pechini. Tiger concentrato, non perde la pazienza. Arriva il fischio dell'arbitro. Fa Tiger con il puntone. Gol del Bologna. E pareggia la situazione, ma con un rigore in più. Questo pesa moltissimo. Il boss del freestyle con il destro. Traversa e gol. Gol della Roma. Adesso quinto rigore per il Bologna. Devo dirlo, se sbaglia è finita. Samorleo. Parte Samorleo, segna il Bologna. Si va ancora avanti e tirerà Pechini. Il rigore del destino contro la sua ex squadra. Per chiudere i discorsi e portare la Roma semifinale. Parte Pechini. Destro di Pechini, para! Para Fene! Si va oltranza! 3-3. Ha sbagliato l'ex. Ritocca il boss della tecnica, che prima ha tirato con la rabona e Pechini ha parato. Adesso si va punto a punto. Il boss della tecnica! Stavolta infila Pechini! Infila Pechini! Avanti il Bologna! Provoca anche un po' la curva sud. Ritocca anche a Sergio Cruz, batte anche lui il secondo rigore, il sesto della serie. Parte Sergio Cruz, segna, ancora parità. È lunga, eh? È lunga. Settimo rigore per il Bologna. Il critico contro Pechini, il critico spiazza Pechini. Di nuovo avanti il Bologna. Serie interminabile di calci di rigore. Adesso quello di Fede Marconi. Il primo l'ha segnato. Sta calando il silenzio sul campo della Boreale. Fede Marconi contro Fene. Parte Fede Marconi! Sempre lì, di prepotenza, dentro la porta soprattutto. Siamo a 7 rigori a testa battuta. Batte Fene! Ricorsa, sinistro palo! Palo di Fene! Ha sbagliato il Bologna! Michele Paolo Rapolla. Ora può andare di rincorsa Michele Rapolla. Rapolla! Rapolla! La Roma batte il Bologna ed è in semifinale. Il modo per battere Bologna a quanto pare era cacciarli via tutti, prenderci a calci e andare così, quindi vabbè, bravi, bravi sui rigori, il resto della partita si è visto. Io penso ci sia un arbitro apposta, non mi sento nelle condizioni di dire gli episodi sono dubbi oppure no, c'è un arbitro che viene pagato per fare questo, non siamo noi, e sono contentissimo per aver segnato il rigore decisivo perché non stavo in piedi, l'avevo detto prima. È stata una situazione un po' particolare, quindi sono molto contento, vedremo domani come andrà. Rivincita rispetto ai rigori dell'anno scorso contro il Napoli, devo dire. L'anno scorso, tra le lacrime, dicevo, è il calcio. E la cosa bella del calcio è che comunque il cerchio si chiude, passa. E tu devi essere lì e devi essere pronto. Abbiamo avuto tanto cuore tutti quanti. È stata una battaglia infinita.
io ho perso la voce. E complimenti al Bologna, complimenti a Pierino che è stato giustamente in campo, no? C'è un po' di sfottoio, poi adesso l'ho portato sotto la curva a fargli fare un grande applauso, perché lui è un altro come me che mette il cuore in ogni progetto e quindi va bene in campo lo sfottò, però poi dopo c'è grande rispetto per uno come lui. E in bocca al lupo al Bologna, che Bologna-Inter è una grandissima partita, sono due grandissime squadre. Noi ci andiamo a giocare la semifinale e non ci vogliamo più fermare, stiamo dando il cuore in ogni partita e vediamo dove arriviamo. Bologna! 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 Bologna!